Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi voglio commentare con voi i 30 candidati al pallone d'oro. Ieri France Football ha fatto uscire i 30 nomi in tranche da 5 nomi l'uno, in tutta la giornata ha fatto uscire 6 post con 5 nomi per ogni post. Anche quest'anno, paradossalmente, ci sono state, almeno a parer mio, delle polemiche e anch'io stesso sono molto critico circa quelli che sono stati i 30 nomi, non tanto per quello che sarà il vincitore probabilissimo, ma per la scelta di alcuni nomi piuttosto che altri. Questo video lo dividerò in due parti. Una prima parte in cui vi elencherò intanto i nomi usciti in ordine sparso, vi dirò secondo me quali avrei messo in questa classifica di 30 e quali magari avrei escluso, e soprattutto una seconda parte di questo video in cui vi dirò la mia classifica basandomi però sui 30 nomi dati da France Football, quindi senza le mie preferenze, le mie scelte. Semplicemente una indice di gradimento, una classifica in base a quello che posso attingere dalla classifica già presente, o meglio dall'elenco già presente. Quindi io vi darei la sigla e poi iniziamo. Iniziamo questa prima parte con i nomi, ve li leggo dal sito della UEFA: Neymar, Modric, Kanté, Marcelo e Dybala. La seconda, Suarez, Sergio Ramos, Oblak, Coutinho, Mertens. La terza, De Bruyne, Lewandowski, De Gea, Kane e Dzeko. La quarta, Falcao, Mané, Buffon, Kroos, Griezmann. La quinta, Benzema, Hummels, Cavani, Aubameyang e Messi. E l'ultima manche vede i nomi caldi, diciamo, Mbappé, Isco, Bonucci, Hazard e Cristiano Ronaldo. Ora, tutti concorderemo sul fatto che quest'anno il pallone d'oro vada dato appunto a Cristiano Ronaldo e quest'anno più di tutti gli altri anni lo merita veramente. Lo scorso anno mi pare che siano usciti i 60 nomi, non i 30, ma 60, 60 nomi che non vedeva ad esempio Gigi Buffon, e la polemica per quanto riguarda i juventini, gli italiani in generale, fu legata proprio al nome di Gigi Buffon, la sua esclusione anche perché in quella classifica, anzi in quell'elenco, c'erano giocatori come Medel e così via che sinceramente insomma, erano un po' di dubbia prevedibilità. Invece quest'anno le polemiche secondo me non staranno tanto su chi vincerà, diciamo che negli ultimi anni è abbastanza palese che Ronaldo sia tra i più forti, diciamo che scorso anno Ronaldo ha fatto sì molto perché ha vinto chiaramente il Champions League e l'Europeo, ma non al top della forma. Quest'anno certamente per quanto riguarda, ricordo, l'anno solare 2017, Ronaldo non ha i quali, quindi è giusto che Ronaldo vinca. Però direi che sulla scelta di 30 candidati ci sono non poche polemiche. Polemiche, parliamo delle polemiche in casa. Io ho visto, intanto parliamo del fatto che degli juventini, o comunque per metà juventini, ci sono Buffon, Dybala e per metà Bonucci, chiaramente, per metà, perché come sappiamo metà se lo divide anche il Milan. Giustamente il primato per quantità di giocatori presenti in questa lista è sicuramente del Real Madrid, che giustamente ha vinto tutto quello che c'era da vincere, sicuramente avrà buone speranze di vincere anche le medaglie per club. Champions League vinta meritatamente con una vittoria abbastanza netta contro la Juventus, quindi ha 7 candidati pieni in questa lista. La Juventus ne ha 2 e mezzo, alla pari col Barcellona che ne ha anche il Barcellona 2 e mezzo. Il mezzo sarebbe Neymar che è poi è andato al PSG, che si aggiungono ovviamente al classico, al solito Messi e Suarez. Ora, per quanto mi riguarda il numero di presenti in quantità mi va anche bene, nel senso che siamo alla pari col Barcellona, secondi Real Madrid e tutti gli altri dietro con due o meno giocatori. Il problema è la qualità, i nomi di questi giocatori. Buffon e Dybala direi che vanno benissimo messi. Il problema è che sono stati esclusi, a parer mio, giocatori come Chiellini, che per quanto riguarda quest'anno solare ha fatto sicuramente meglio del suo connazionale Bonucci, e non perché sia nato il Milan, ma perché Bonucci già nella seconda parte del campionato, quindi da gennaio in poi, escludendo la doppia sfida con il Barcellona in cui tutti sono stati esemplari, Bonucci non mi ha dato tante certezze sempre, perché secondo me aveva la testa un po' già altrove dopo qualche problema anche all'interno spogliatoio, magari con Allegri, lo sgabello di Porto e così via. Se proprio la scelta era uno o l'altro, avrei messo Chiellini, mi sta bene comunque se non messi entrambi, perché Bonucci è un difensore di livello molto alto già da anni. Però dovessi scegliere, avrei scelto Chiellini almeno per quest'anno, in questi 30. Poi chiaramente Chiellini non andrebbe sicuramente tra i primi 10, però tra i primi 30 sicuramente sì. Fanno discutere molto le esclusioni di giocatori, ad esempio come Pogba, come Ibrahimovic. Nel senso che questo pallone d'oro, vado a ricordare che i criteri per i quali vengono scelti i candidati sono sia per quello che si è vinto, sia per il valore giocatore come talento e come personalità, sia per un po' quello che è il suo storico, quindi anche un po' il nome, ma soprattutto ai primi posti va
messo rendimento e quello che ha vinto. Chiaramente un rendimento molto alto passa in secondo piano rispetto a un rendimento magari normale, ma comunque con delle vittorie alle spalle di squadra. Quindi chiaramente alcuni nomi fanno un po' storcere il naso perché non si vede né l'uno né l'altro. I nomi che fanno storcere il naso per quanto riguarda sono giocatori come Mané, giocatore del Liverpool molto giovane, ha 25 anni in realtà, che tra l'altro da aprile in poi è stato infortunato per un problema al ginocchio, quindi è tornato recentemente, quindi neanche tutto l'anno solare si è fatto in modo completo. E quindi diciamo che alcuni giocatori in questa lista fanno un po' storcere il naso. L'esclusione di Chiellini, Ibrahimovic e anche lo stesso Pogba, che comunque è stato il migliore nella competizione Europa League, fa storcere il naso sicuramente anche ai tifosi del Manchester United. Ci sono tante altre cose che avrei potuto mettere, anche della Juventus stessa, nel senso che comunque Mandzukic sicuramente è l'unico che salva di quella finale in Champions League, è uno dei giocatori migliori per rendimento in Champions League, e da gennaio in poi ha fatto Mandzukic, che ha giocato forse al massimo della sua carriera, escludendo forse l'anno in cui ha vinto la Champions col Bayern Monaco. Quindi chiaramente non vedere Mandzukic, vedere magari attaccanti tipo Benzema, che per quanto abbia un nome e per quanto abbia vinto, ma scorso anno Benzema, o al meglio quest'anno Benzema, ha fatto meno bene del suo solito, insomma non è che mi convinca e ci convinca molti di noi molto. Chiaramente però si sa un po' come vengono fatti questi nomi e su quanto sia veritiera questa classifica, questa lista, nel senso che personalmente penso che ci siano un po' di interessi dietro che spostino anche l'opinione di questi giornalisti o chi ha fatto questa classifica, che sono sponsor o quant'altro, perché poi mi viene da pensare che alcuni giocatori, soprattutto di Premier, siano pompati un po' troppo rispetto a quello che poi è il loro reale valore. Tralasciando le polemiche, vorrei invece passare alla seconda parte e quindi parlare di quella che è secondo me la classifica dal 30° al primo posto, o meglio, la mia classifica di riferimento, che quindi non rispecchia quello che poi sarà la realtà, perché sicuramente non sarà così. Quindi tengo a precisare che è solo una mia classifica di gradimento, quindi personale. Al 30° posto ho messo Mané, perché sinceramente non capisco perché Mané sia in questi 30. Al 29° posto ho messo Benzema, perché secondo me, per quanto Real Madrid abbia vinto, Benzema è stato uno non dei migliori, ecco, diciamolo così. Al 28° posto ho messo Dzeko della Roma. Buonissima stagione, però non basta, bisogna anche vincere. Certo ha fatto molto bene, rendimento molto alto, però un secondo posto abbinato comunque a delle buone prestazioni in Europa League, siccome non basta per rientrare nei primissimi. Però io ci tengo a precisare che mi fa piacere che Dzeko e Mertens, e quindi anche altri giocatori rispetto a quelli juventini, siano entrati in questa lista, perché comunque ne beneficia un po' tutto il movimento del calcio italiano. Ne beneficia un po' almeno il fatto che siano esclusi molti italiani veri, tipo un Verratti e così via, e lì la dice lunga sul fatto che tra gli italiani ci sia insomma poco talento al momento. 27° posto, Hummels e il Bayern Monaco. Di Hummels è molto forte, ma il Bayern Monaco non mi ha entusiasmato in quest'anno solare e poi adesso non è che viaggi in grandissime acque. 26° posto, De Bruyne. De Bruyne è un giocatore forte che secondo me sta facendo molto bene in questo inizio di stagione col Manchester City, però questa inizio di stagione non è tutto l'anno, quindi chiaramente lo metto un po' più basso. 25° posto, Aubameyang. Borussia Dortmund molto forte, fa bene, questo giocatore fa bene nella sua squadra, però credo che il campionato tedesco non sia un campionato di livelli insomma assurdi e quindi ha anche vita facile. In Europa non è più il Borussia Dortmund di 4 anni fa, quindi chiaramente va bene anche così. 24° posto, Mertens. Lo metto qua per lo stesso discorso fatto per la Roma, un po' più su magari perché ha giocato al Champions in Europa League, quindi c'è anche un po' disparità di livello. Rendimenti molto simili, due, da prime punte, molti gol, tutto quello che volete, però resta il fatto che non hanno vinto nulla di importante da meritarsi un posto dal 15° in su. 23° posto, Coutinho. Coutinho del Liverpool, che a me piace tanto, è stato vicino anche in queste sessioni di mercato al Barcellona, non è stata una trattativa non fallita appunto, però comunque lo metto qua. Io questo Liverpool, questo Coutinho l'ho premiato con questo posto, tra virgolette, ma ne l'ho messo alla fine, ma non capisco questa esaltazione intorno al Liverpool, che sarà anche una bella squadra, l'allenatore è molto bravo, ma è arrivato quarto nell'ultima Premier League, quindi non è che sia il top del top, è come un po' premiare uno dell'Atalanta mettendolo in questa lista. 22° posto per Suarez. Io reputo Suarez e Lewandowski tra i migliori attaccanti del mondo, forse i primi due attaccanti del mondo, però per quanto mi riguarda il rendimento, il Barcellona non ha fatto grandi cose. L'ho visto anche un po' in ombra Suarez in alcuni casi, quindi per ora ce lo metto qua. Poi chiaramente resta comunque il più forte se prendiamo in considerazione gli ultimi 2-3-4 anni. 21° posto, il primo portiere di questa classifica, che è Oblak dell'Atletico Madrid. Molto forte, su questo non c'è dubbio, però poi c'è il discorso del rendimento della squadra che va un po' magari a collidere con quello personale. 20° posto per Bonucci. Il discorso che ho fatto prima su chi avrei scelto e chi no, il fatto che lo meritasse sì, però Bonucci ce lo metto qua e non più alto.
19° posto Griezmann, fortissimo, quello che volete, però contando che parliamo del 2017, non del 2016 magari, che c'è anche l'europeo che ha fatto bene, quella, per questo anno solare, contando rendimento anche di squadra, questo posto, sì, non mi sbilancio oltre questo posto. 18° posto Kane del Tottenham, il Tottenham ha fatto benissimo, il 2° secondo, sicuramente ha lottato abbastanza fino alla fine col Chelsea per il titolo di Premier League, un attaccante molto forte che sicuramente non è annovero tra i migliorissimissimi al mondo. C'è di dire comunque ha giocato bene, ha fatto il suo e ha portato molto alto la squadra, quindi diciamo che lo metterei qua. Al posto 17 Lewandowski, altro attaccante, il discorso che ho fatto prima con Suarez, è molto simile a quello di Lewandowski, poi ci sono anche i discorsi dei premi, non premi di squadra, lo metto un po' più alto perché il Bayern Monaco in Germania fa molto, sempre molto bene, però chiaramente va anche valutato quello che è il rendimento in Europa complessivo. 16° posto, altro portiere che è De Gea, molto forte, portiere spagnolo, col Manchester United ha portato a vincere appunto l'Europa League, quindi mi pare che già metterlo un po' più in alto sia giusto. 15° posto, Cavani molto bene, col PSG, certo non ha vinto chissà cosa, anzi ha perso a discapito del Monaco, però c'è da dire che Cavani, rispetto a quello che si è visto fin tanto che c'era Ibrahimovic, ha avuto una crescita esponenziale, facendo una barca di gol in tutto l'anno, molti gol anche in Champions League, quindi direi che Cavani si è migliorato ulteriormente, magari a discapito di alcuni attaccanti sempre forti in questi anni come Suarez e Lewandowski, quindi mi sento di metterlo un po' più in alto. 14° posto ho messo Falcao, il ritorno di Falcao è un ritorno molto gradito, un attaccante molto forte, forse non ai livelli suoi di qualche anno fa, quando secondo me viaggiava tranquillamente tra i primi 10, ma già mettere questo posto qua è un destato di stima importante, perché comunque col Monaco, che è una squadra con molti buoni giocatori, ma sicuramente non tra le top, è arrivata molto in alto in questa appunto semifinale di Champions League con la Juventus. Quindi direi che premiare Falcao in questo modo, e poi qualcuno, avete capito chi, diciamo che va anche bene, ecco. Più ovviamente la Liga, anche un campionato comunque vinto. 13° posto, Marcelo. Ovviamente Real Madrid sta abbastanza in alto, forse il più basso mi pare che sia Marcelo, anzi sì, mi pare di sì, perché li ho messi dopo altri. E Marcelo, terzino sinistro molto forte, diciamo che ormai è all'apice della sua carriera. 12° posto, Kanté che secondo me negli ultimi 2 anni è uno dei centrocampisti più forti, lo metto un po' più basso magari a quello che sarebbe stato se avesse giocato la Champions League, chiaramente ha giocato solo il campionato col Chelsea, che ha vinto tra l'altro da protagonista, però mi pare che è giusto metterlo un po' più in basso rispetto magari ad altri. 11° posto, Neymar, io l'ho messo un po' più sotto Neymar rispetto magari ai primi 10, perché alla fine il discorso del Barcellona è quello che vale per gli altri, forse Neymar è tra quelli venuti fuori di più insieme al suo compagno, ovviamente Messi, che avrete capito, però non mi sento insomma per ora di metterlo tra i primi 10. Credo che quest'anno, cioè il prossimo, potrebbe definire molte cose per Neymar, che potrebbe tranquillamente trovarsi anche sul podio col PSG, dipende da come farà col PSG, perché chiaramente per quanto uno possa essere forte bisogna anche vincere qualcosa per dimostrarlo. 10° posto lo apre proprio quindi questi top 10 con Isco. Isco che sta avendo una crescita da gennaio in poi, quindi diciamo che il suo percorso in crescita, che adesso è forse un po' all'apice di questo percorso, con la nazionale ha fatto vedere cose pazzesche con la Spagna, però per ora è 10° perché del Real Madrid ho preferito mettere davanti qualcun altro. 9° posto Hazard, che è rinato con Conte e ha fatto vincere secondo me lo scudetto, come si chiama, la Premier League, appunto al Chelsea da protagonista. Credo che Hazard sia il simbolo della rinascita del Chelsea insieme a Antonio Conte. 8° posto per Kroos, il tedesco Real Madrid, fortissimo centrocampista, però non ho premiato lui come primissimo, poi vedrete chi. Comunque Kroos fortissimo, ci siamo già molto alti e molto avanti con la classifica. 7° posto premiato Mbappé che a soli 17-18 anni ha fatto il fenomeno portando in semifinale la sua squadra, quindi il Monaco è lui quello più alto, meritatamente secondo me, adesso vediamo se continuerà a far così col PSG, comunque diciamo che il 7° posto a quest'età è già qualcosa di molto importante, almeno per quanto mi riguarda. 6° posto ho messo qua ovviamente il nostro Paolo Dybala, unico giocatore offensivo premiato dal France Football, ce lo metto 6° perché di più sicuramente non è giusto, almeno per ora, fino a quando non troverà una continuità in tutte le competizioni, in tutte le partite, non basta quindi la doppia partita contro il Barcellona. C'è a dire comunque che lui insieme a Neymar, Isco e qualcun altro, fra un paio d'anni, quando alcuni giocatori tipo Ronaldo, Messi e così via saranno un po' vecchiotti, diciamo che si contenderanno il posto di primato, o meglio il podio, i primi cinque posti della classifica. 5° posto per Sergio Ramos, il difensore che più di difensore è un tuttocampista, nel senso che è molto bravo anche in fase offensiva, a me come difensore difensivamente parlando non mi piace, però diciamo che questo qua porta vittorie sempre, il capitano, diciamo che sicuramente dà del suo
in senso positivo anche alla squadra, ecco, altrimenti non avrebbero vinto tutte queste Champions League. Quarto posto, Messi, a sorpresa perché? Perché tanti potrebbero pensare, Messi l'avrà messo sul podio, perché tanto Messi l'ha messo sul podio. Ok, c'è lo storico del calciatore che Messi è Messi, c'è la personalità, se vogliamo parlare di personalità, c'è rendimento molto buono, ma bisogna anche portare a casa qualcosa. Quindi nel podio mi sono sentito di mettere qualcuno di nostro, che avete capito chi, e molto del Real che porta a casa quello che si deve portare a casa. Quindi Messi quest'anno, anzi sarebbe una cosa, non dico coraggiosa, ma in buona fede, sincera, da parte di chi poi voterà, quindi dalla somma dei voti, non so come andrà a finire il voto, di mettere, escludere per un anno Messi da questo podio, perché non ha senso mettere, altrimenti sarebbe il solito discorso al nome, a prescindere da come giochi, come è successo in altri anni, che era anche mezzo infortunato, ha giocato anche un po' peggio rispetto al suo standard, viene messo perché è Messi. No, invece no, non bisogna ragionare così, quest'anno lo tolgo. Terzo posto ci metto Buffon. Buffon è il più alto dei Juventini, mi pare giusto perché non abbiamo vinto la Champions League, però Coppa Italia e campionato sono due competizioni comunque da tener conto. Campionato italiano sicuramente non è difficile quanto competitivo come quello della Premier, ma non ho visto grandi differenze con quello spagnolo, che tolte le 4-5 squadre non è che sia sta gran cosa, quello tedesco sicuramente no, quello francese meno che meno, tranne le prime due che fanno tutta così, prime tre forse col Nizza. Sta di fatto che comunque il campionato italiano è molto difficile di per sé, il fatto che poi la Juventus vinca molto facilmente è perché la Juventus è molto più forte delle sue rivali, ma tendenzialmente diciamo che il campionato italiano, anche per il ranking della competizione, è un bel campionato, un buon campionato. C'è da dire che adesso, quest'anno, secondo me sarà molto più difficile perché ci sarà molta più lotta sulle posti per l'Europa, ecco, magari rispetto agli altri anni. Però sicuramente il campionato italiano, per quanto la Juve sia superiore, non è ai livelli proprio, cioè, inferiori base del campionato tedesco, ad esempio, quello portoghese, ecco, non è a questi livelli qua, per fortuna. Primi due posti, beh, avrete capito sicuramente che c'era stato il vincitore, perché l'ho detto prima, e per adesso. Secondo posto, premio Modric. Modric che come centrocampista è sicuramente il più forte al mondo attualmente, o comunque in quest'anno solare. CR7, lui è un alieno come Messi, come pochissimi, forse loro due basta, forse come Buffon tra i portieri, anche se adesso un po' calando oggettivamente, però Modric come centrocampista diciamo che ci deve stare. Ah, dimenticavo, in tutto questo hanno escluso anche Iniesta. E tra l'altro Iniesta che, ok, ha perso nella doppia sfida con la Juventus in Champions League, una persa, una pareggiata, però anche escludere Iniesta, mi riappello ai nomi esclusi, in media ai giocatori per non so quale motivo, magari perché sono più giovani e sono un po' più pompati anche rispetto ai media, agli sponsor, non lo so. Ma di fatto che alcuni nomi sono veramente esclusi, sono veramente imbarazzanti, cioè mi trovo in imbarazzo ad escludere e non menzionare in questi 30 un Iniesta, che magari non sarà al top come il 2012, ma non credo che sia da meno rispetto a tanti giocatori menzionati che sono lì un po' per il nome, un po' perché la loro squadra ha vinto e quindi hanno tirato un po' la corda, penso di Benzema, cioè ok, ha vinto Real Madrid, ma vediamo di chi sono poi i meriti individuali. E in questo caso Iniesta, però ci sta sempre Iniesta, fin tanto che gioca a questi livelli molto buoni, io personalmente l'avrei messo come avrei messo Chiellini, come avrei messo altri, ed esclusi molti di questi, anche se poi alla fine la classifica che ho fatto mi ha messo un po' in difficoltà la classifica, nel senso che poi bisogna decontestualizzare i giocatori del proprio campionato, da tutti i discorsi che vogliamo fare, e quindi non è facile fare una classifica, è molto più facile fare una classifica per ruolo, per campionato, comunque tenendo conto di un punto di riferimento, cosa che così non si ha, perché comunque tralasciando questi problemi si ha che France Football, il pallone d'oro, è un premio che non dice tutto, dice poco, forse poco niente, e quindi è solo così, giusto per discutere, non per fare realmente una classifica di chi è più forte di chi, ecco, quello è il significato del mio discorso. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, o comunque che concordiate, o anche no, con la mia classifica. Se volete potete perdere un minuto di tempo per rimettere in ordine i vostri nomi, sono i 30, comunque vi ho lasciati credo sotto passare, scritti, non lo so come, sta di fatto che comunque tranquillamente li reperite, fate una classifica e me la dite. Niente, forza Juve, come sempre, in bocca al lupo a Buffon, Dybala e anche Bonucci da una parte, perché comunque è il merito di essere là, è anche più nostro che del Milan, diciamo così, però sappiamo benissimo che non andrà molto bene. Io spero però che sul podio venga premiato uno juventino, perché sarebbe un controsenso non farlo. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà, ciao! Paura, paura, paura.